Sta finendo l'anno e anche il Foggia ha pensato a un calendario per il 2015. Con Raffaele Denti dell'ufficio marketing del Foggia Calcio, scopriamolo. Sì, questo è il secondo anno per la verità. Il primo anno, l'anno scorso, abbiamo pensato a un calendario un po' più borioso, più scherzoso. Oggi invece, quest'anno, siamo tornati al tradizionale. Abbiamo consegnato ai nostri protagonisti, i calciatori, il loro palcoscenico, cioè il campo di calcio. Infatti le foto di Federico Antonellis li rappresentano proprio sul terreno verde, e quindi il tradizionale. Abbiamo voluto anche la presenza della tifoseria, sempre calda e generosa con questa squadra, e apriamo appunto l'anno 2015 con la curva nord e chiudiamo il 2015 con la curva sud, quindi anche la presenza della tifoseria è un fatto importante. E il valore aggiunto di questa squadra è il nostro mister Roberto De Zerbi, a cui è dedicato un mese, quindi un po' il tradizionale. Siamo tornati al calendario classico di una squadra di calcio. Mentre sfogliamo un po' di mesi, qualche notizia di servizio, tipo quanto costa, dove si trova e dove andranno i soldi? I soldi sapete tutti dove vanno e sono necessari, anche perché voglio dire si affronterà un girone di ritorno molto caldo. La vendita è presso le edicole. Le edicole ci stanno dando una mano nella distribuzione di questo calendario, e oltre alle edicole abbiamo la presenza di qualche bar eccetera, che poi sui nostri mezzi di comunicazione daremo indirizzi e quant'altro. Il costo sono 8 euro, perché riteniamo che sia, a parte il valore in sé della fotografia, della realizzazione di una spirale che aiuta a contenere meglio tutti i fogli, quindi fatto bene, quindi costoso, è anche un modo così per dare una mano, e voi sapete che di questi tempi c'è molto bisogno.